Salta l'edizione 2017 del concerto del 1º maggio perché a Taranto ci sono le elezioni, ne parliamo tra poco. A Grottaglie torna a colpire il racket dei tendoni. A Taranto altri 2 giorni di Wind Day. Consegnato il premio Nil de Jotti. Per il calcio sfida salvezza domani allo Jacobone. Bentrovati con Canale 189 News, agricoltori di nuovo sotto tiro a Grottaglie. Noi non li lasceremo soli. Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Taranto, condanna fermamente il raid criminale messo a segno probabilmente da ignoti la notte scorsa ai danni dei vigneti di un associato molto noto nella città delle ceramiche. Il taglio dei tiranti, commenta Lazzaro, ha danneggiato pesantemente i tendoni di un nostro imprenditore e rappresenta per tutti noi un brusco risveglio. Risponderemo con la stessa forza e determinazione di un anno fa, quando tra giugno e settembre si sono verificati diversi danneggiamenti ad opera di mani criminali che ora sono tornate ad imperversare. Non sappiamo se dietro ci sia il disegno di singoli o della criminalità organizzata, ma in ogni caso sollecitiamo i nostri iscritti a denunciare qualsiasi fatto o circostanza che possa aiutare gli inquirenti a far luce su questo nuovo inquietante episodio. Amministrative, i consiglieri Capriulo e Liviano chiedono un nuovo metodo di governo per una Taranto aperta e solidale. Gianni Liviano e Dante Capriulo, rispettivamente consiglieri regionale e comunale di Taranto, chiedono che con le prossime elezioni amministrative si arrivi ad un nuovo metodo di governo per una città aperta e solidale. Basta con le persone sole al comando, dicono i consiglieri, ma un governo che parta da linee programmatiche condivise, che mettano al centro di tutto la salute, il lavoro e l'ambiente, che non trascuri le bellezze del territorio, le periferie, l'istruzione, lo sport e le opportunità offerte dal mare. Invece vediamo veramente con grande disagio questa infinita frammentazione, un numero elevatissimo di candidati sindaci che va accolto, cioè la disponibilità delle persone va accolta evidentemente come atto di forte generosità, ma complessivamente questo numero elevato non è utile evidentemente a ricompattare la comunità, a ricostruire una comunità condivisa. Ovviamente anche noi avremmo un candidato sindaco importante, forte, una persona credibile, seria, che ha fatto molto bene in questi anni in questa città. E potremmo ovviamente anche lanciarlo, ma per senso di responsabilità vogliamo provare invece al contrario a richiedere ancora una volta uno sforzo di ricompattamento, di senso di responsabilità da parte di tutti. Noi crediamo che a questo punto ognuno di noi ha la propria storia, i propri valori che sono conosciuti. Stiamo verificando che molti dei candidati in campo non conosciamo nemmeno la voce, quindi è un problema anche dire appoggio quel candidato o quell'altro. Quindi vogliamo ripartire dal lavoro che abbiamo fatto in questi anni, dalle idee per la città. Noi pensiamo che intanto la città vada disinquinata, non solo dal punto di vista ambientale e sanitario, ma anche dal punto di vista politico, debba essere una città aperta che non si può chiudere, debba essere una città solidale. Noi vogliamo lanciare le idee per un sindaco, poi vedremo chi ci risponderà. L'ARPA Puglia ha comunicato nella serata di ieri la previsione di Wind Day anche per oggi e domani, ai sensi del piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria del quartiere Tamburi. Nelle giornate segnalate, il vento proveniente da nord-ovest soffia su Taranto ad una velocità superiore a 7 metri al secondo, causando una dispersione delle concentrazioni inquinanti di PM10 nei soli quartieri vicini all'area industriale. Nell'occasione, l'AMAT adotterà tutte le misure concrete per ridurre le emissioni degli inquinanti nel quartiere Tamburi, impegnando autobus di linea a basso impatto ambientale. La polizia locale provvederà alla deviazione del traffico veicolare in entrata dal rione Tamburi e proveniente da Paolo VI. I consigli per affrontare questi giorni di vento sul sito della ASL di Taranto. Il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, ha convocato con urgenza la terza commissione consiliare per lunedì 13 marzo alle 16:30. Al centro della discussione la deliberazione della giunta regionale del 28 febbraio scorso, avente come oggetto l'approvazione del regolamento regionale sul riordino ospedaliero della Regione Puglia, ai sensi del decreto ministeriale 70 del 2015 e delle leggi di stabilità 2016 e 2017. In particolare si pianificheranno le
le strategie future di sviluppo da intraprendere a tutela del presidio ospedaliero San Marco di Grottaglie. Annullata quindi perché ci sono le elezioni, l'edizione 2017 del concerto del 1° maggio. Sentiamo gli organizzatori. Purtroppo 1° maggio Taranto 2017 non ci sarà. Non ci sarà perché per la coerenza che l'ha sempre contraddistinto non vogliamo dare strumenti a nessuno perché c'è la concomitanza delle elezioni del 2017. E inoltre un'altra ragione per cui a malincuore non lo facciamo è l'inadeguatezza e l'incapacità dimostrata dal Comune di Taranto nell'affrontare l'evento che cresce ogni anno di più e che ha bisogno ogni anno di più attenzione. Per cui, nostro malgrado, questo 2017, il concerto del 1° maggio, sarà un silenzio al quale invitiamo tutti quanti a riflettere. Ci vediamo nel 2018 più forti e più pimpanti di prima. Noi quest'anno saremo orfani di un evento che è stato il fiore all'occhiello della nostra città in tutti questi anni, un evento che è stato in grado di ribaltare la narrazione della nostra città agli occhi di tutta l'Italia, perché anziché parlare di eventi di classifiche tristi, si parla di un evento che sposta i riflettori sulla parte positiva e propositiva della città. Quindi nostro malgrado quest'anno per non alimentare strumentalizzazione di carattere politico, perché ci sono le amministrative, quindi nessuno si deve permettere di poter mettere le mani su un evento che deve rimanere super partes e deve veleggiare sulle teste di tutti, irraggiungibile, perché è un evento puro, un evento costruito dal basso, un evento che deve mantenere la sua autenticità. Quindi gioco forza, saremo orfani della musica, saremo orfani degli artisti per strada, saremo orfani dei ragazzi che all'uscita da scuola vengono a vedere il palco che cresce ora dopo ora, e quel silenzio il giorno dell'1° maggio sarà un silenzio così assordante che dovrà farci riflettere su quanto ancora è lungo il percorso di emancipazione di questa terra martoriata. I carabinieri di Massafra hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti un 21enne del posto, celibe barista con precedenti di polizia. Nel corso di un controllo un giovane è stato trovato in possesso di una dose di hashish acquistata poco prima in un bar che i carabinieri hanno subito sottoposto a perquisizione. Qui è stato individuato lo spacciatore, il barista 21enne. Sono stati trovati 15 grammi di stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish, trovati anche 420 euro in contanti, somma sequestrata perché ritenuta provento dell'attività illecita. Nella sua abitazione il 21enne nascondeva materiale utile al confezionamento della droga, sottoposto a sequestro. Il barista è stato sottoposto agli arresti domiciliari. E un 30enne a Taranto è stato sorpreso in strada dai poliziotti mentre picchiava la moglie e arrestato. Grazie alla segnalazione di un passante, gli agenti sono intervenuti in via Leonida per difendere una donna dall'aggressione che stava subendo ad opera del marito in preda ad un forte stato di agitazione. Il 30enne ha aggredito fisicamente e verbalmente i poliziotti, sostenendo di avere il diritto di picchiare la moglie a suo piacimento, invitandoli ad occuparsi di altro. L'uomo è stato bloccato e condotto in carcere a disposizione della competente autorità giudiziaria. Un premio che esalta il talento delle donne, quello intitolato non a caso a Nil De Jotti, consegnato ieri a Taranto. Consegnato ieri a Taranto il premio intitolato a Nil De Jotti, politica italiana che fu presidente della Camera dei Deputati per ben 3 legislature, giunto alla 2ª edizione. Presenti il presidente del Senato Pietro Grasso e il governatore Michele Emiliano, che hanno lodato le donne esaltandone le importantissime funzioni che svolgono quotidianamente per la famiglia e per la società, offrendo un contributo vitale alla crescita e all'educazione dei figli, ma anche spendendosi fino all'ultima riserva di energia anche nel lavoro, troppo spesso però senza un adeguato e giusto riconoscimento. Le donne quando sono la parte trainante del nostro paese, perché riescono a conciliare tante funzioni, quella di madre, quella di moglie, di casalinga, poi riescono anche nelle loro funzioni a essere sempre al top. Oggi noi dobbiamo far sì che abbiano anche uguali diritti e che la violenza e l'eguale retribuzione sono i due temi principali che dobbiamo cercare di coltivare. Un problema di diritti che dobbiamo difendere
così come la nostra Costituzione stabilisce, non ci deve essere diseguaglianza fra uomini e donne. Le donne pretendono, giustamente, di essere riconosciute nel loro ruolo, con parità di condizione rispetto agli uomini e soprattutto che tutto ciò consenta loro di realizzare la vita nella sua completezza, senza discriminazioni, senza doppi binari, senza compatimenti e soprattutto senza doversi accontentare, come purtroppo ancora accade, persino di remunerazioni impari rispetto a quelle degli uomini. Rispetto, dunque, la parola chiave, ma anche pretesa di rispetto. 11 le donne premiate, fra cui Federica De Luca, vittima di femminicidio, ed un'associazione. Lunedì 13 marzo, nell'ambito della tappa tarantina del Roadshow Por Puglia 2014-2020, all'Università di Via Duomo a Taranto si terrà il workshop Opportunità e sfide della filiera formativa pugliese. A partire dalle 11.30 l'assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo si confronterà su questo tema con Riccardo Pagano, delegato al Polo Universitario Ionico, Vita Surico, dirigente dell'Istituto Perrone di Castellaneta, Francesco Raguso, dirigente dell'Istituto Mondelli di Massafra e Anna Camalleri, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il più grande evento globale dedicato alla sfida contro i cambiamenti climatici, Earth Hour, Ora della Terra, del WWF, che quest'anno celebra i 10 anni dalla sua prima edizione del 2007 svoltasi a Sydney. L'invito è quello di spegnere simbolicamente per un'ora dalle 20.30 di ciascun paese le luci di casa, dell'ufficio, al ristorante, magari cenando al lume di candela. L'effetto di questa grande mobilitazione globale che unirà di nuovo centinaia di milioni di persone sarà una grande ola di buio che per 24 ore farà il giro della Terra. In Italia, tra i monumenti simbolo coinvolti, ci sono la Basilica di San Pietro e il Colosseo, luci spente anche a Firenze sul Ponte Vecchio, a Torino alla Mole Antonelliana, all'Arena di Verona e tanti altri luoghi. Earth Hour ha ricevuto il patrocinio della Camera e del Senato. Lo sport, domani allo Jacobone i rossoblù scenderanno in campo contro i biancazzurri dell'Akragas, fischio d'inizio alle 14.30, si tratta di una sfida a salvezza che arriva nella 29esima giornata di campionato di Lega Pro Girone C. Ecco i 22 giocatori convocati da mister Ciullo, portieri Mauro Antonio e Contini, difensori Stendardo, De Giorgi, Altobello, Magri, Pambianchi, Di Nicola, Russo, Som e Balzano. Centrocampisti Guadalupi, Maiorano, Potenza, Pirrone, Nigro, San Pietro. Attaccanti Magnaghi, Viola, Cobelli, Cecconello ed Emmausso. Salta il match Losicco, squalificato. Terza trasferta consecutiva per il CUS Ionico Taranto che dopo i due recuperi sfortunati di Benafro e Giulianova torna nel centro Italia per affrontare il Basket Rimini nella 23esima giornata del campionato di Serie B Girone D. Palla 2 domani alle 18 al Pala Flaminio di Rimini. Ultima partita di campionato domani per la Corim Città di Taranto contro l'Athletic Taranto sul sintetico del campo sportivo Vivi Sport in Viale Unità d'Italia. Inizio alle ore 11. Questo derby tarantino, disputato già 3 volte in campionato, è una gara che potrebbe decretare 2 squadre al comando oppure la Corim Città di Taranto arrivare seconda a sole 3 lunghezze dal copertino. Poi ci saranno i play-off regionali per entrare dalla porta secondaria per la promozione alla Serie A nazionale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci.